Un giorno, sulla strada che da Gerusalemme portava a Emmaus, due discepoli stavano tornando a casa parlando di tutto quello che era successo a Gerusalemme, tutto quello che era successo a Gesù. Non si accorsero che un viandante si avvicinò a loro ascoltando i loro discorsi. Quel viandante era Gesù, ma loro non lo riconobbero. E quel viandante, cioè Gesù, chiese loro di che cosa stessero parlando e loro, pur meravigliati che lui non sapesse nulla, cominciarono a raccontargli proprio di Gesù, di quanto egli avesse parlato del regno di Dio, di quanto poi era stato ucciso, umiliato e abbandonato a causa dei capi del popolo. E continuarono a raccontargli anche che alcune delle donne erano andate al sepolcro e dicono di aver incontrato un angelo, e questo angelo ha riferito loro che Gesù è risorto. Loro sono andati a dirlo a tutti i discepoli, ma è un po' difficile fidarsi di loro. Va anche detto però che altri due discepoli, Pietro e Giovanni, sono andati al sepolcro e hanno visto proprio quello che avevano detto le donne. A queste parole Gesù si fece avanti e disse: «Ma come, non avete capito ancora quello che è successo?» E cominciò loro, anche senza ancora svelarsi del tutto, perché i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, a parlargli di lui e di tutto quello che doveva accadere, partendo da Mosè fino ai profeti. E lungo la strada ormai si faceva sera, e così i discepoli, senza ancora aver capito chi fosse quel viandante che era Gesù, lo invitarono a fermarsi a cena da loro. E quel viandante, che era Gesù, prese il pane e lo spezzò. E nello spezzare il pane, gli occhi dei discepoli si aprirono e riconobbero Gesù, ma lui scomparve alla loro vista. Così i discepoli partirono in fretta, ricordandosi ogni cosa di quello che gli aveva detto Gesù, e andarono verso Gerusalemme, anche se ormai era sera, e annunciarono a tutti che avevano incontrato Gesù, mentre i discepoli erano ancora nel cenacolo chiusi per paura di quello che poteva accadere.